dalla fine degli anni 90 e poi in questo secolo, un gruppo di, diciamo, di illuminati, banchieri diventati statisti, politici diventati pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici, il mito del ventunesimo secolo, la globalizzazione, la cornucopia, l'età dell'oro. Sono solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. Hanno pensato, governando gli anni 90 e poi dopo, che il mondo potesse essere forzato. Il problema della povertà, la peggiore, che è quella spirituale, non credi più a niente. Pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici, pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici. Solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. Pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici. A partire dalla fine degli anni 90 e poi in questo secolo, un gruppo di, diciamo, di illuminati, banchieri diventati statisti, politici diventati pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici, il mito del ventunesimo secolo, la globalizzazione, la cornucopia, l'età dell'oro. Sono solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. Hanno pensato, governando gli anni 90 e poi dopo, che il mondo potesse essere forzato. Il problema della povertà, la peggiore, che è quella spirituale, non credi più a niente. Pensatori economici, falsi profeti, hanno predicato i benefici. Solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no. Sono solo dei pazzi illuminati, se vuole le dico anche i nomi italiani, ma è meglio di no.